il pelo qui. Vedi che ti viene. Poverino. Sì, Ciccino, vedi? Bisogna andare dal veterinario perché non mi ero mica accorta di questa cosa che hai. Poverino, chissà che cosa ti è successo. Se sei allergico a qualcosa, se ti è venuta un'infiammazione. Un problema con la pelle, no? È un problema con la pelle, piccolo. Perché hai la forfora. E tu non l'hai mai avuta la forfora e adesso ti lecchi anche tantissimo. Che è la forfora? Eh sì. No, ninnino. Chi viene di voi due con me? Tocca a te, signorino. Dai che andiamo a vedere che cos'hai. Cari amici, ciao. Oggi pensavo di fare un video sulla forfora nel gatto e invece devo fare un video sulle pulci. Allora, sapete che Amatis dava fastidio quando facevo sul dorso? Io pensavo che avesse un'irritazione alla pelle, un'allergia per il cibo, oppure che si fosse fatto male. E così alla fine, ieri l'ho portato dal veterinario e lui ha capito subito che in realtà erano pulci, ma io non le avevo mica viste, non avrei mai pensato alle pulci. Ha aperto il pelo e l'abbiamo vista subito una scappare. Oh, che figura! Mi sono sentita come che se avessi trascurato tantissimo i miei gattini, come se fossero dei gatti randagi o i gatti di campagna che non stanno mai in casa. E niente, hanno preso le pulci e anche Bonnie, perché anche se lei non aveva, anche se lei non si lecca tanto come Matisse, e poi sono andata a vedere, anche lei aveva un po' di forforina. E allora praticamente, sappiate, che quando il gatto comincia ad aver fastidio sulla schiena verso la coda e si lecca in quel punto, e voi vedete che comincia a formarsi un po' di forfora e aprite un po' il pelo e vedete anche dei puntini neri, quelle sono le feci delle pulci. E niente, così Matisse ha le pulci e anche Bonnie, e quindi le hanno prese da Artù e Aramis, però mia mamma mette sempre l'antipulci ai suoi gatti e anch'io d'estate glielo metto, però il veterinario mi ha detto che il front line non è più valido perché le pulci si sono rinforzate e quindi niente, i prodotti che si comprano normalmente nei negozi di animali sono poco efficaci. Se me l'avesse detto così, senza questo caso, avrei pensato che volesse vendermi un prodotto particolare, però effettivamente i fatti sono che anche se mia mamma mette ogni mese il front line ai suoi gatti, hanno preso le pulci e anche i miei le hanno prese. Oddio, ho fatto una lavorata stamattina e ieri, ho pulito tutto, ho preso su con l'aspirapolvere qualsiasi superficie di tessuto, i pavimenti, ho disinfettato tutti i pavimenti col mocio e poi adesso vi mostro cosa mi ha dato il veterinario. E appena, sì, lì già in clinica, gli ha messo già lui queste goccette qua, le Strongold. Costano un sacco di soldi perché costano 65 euro e sono 6 pipette. E appena arrivata a casa mi ha detto che dovevo fare il trattamento a tutti i gatti, se no sì, se lo tornavano a passare l'uno con l'altro, di pulire subito la casa. E quindi abbiamo messo subito a Bonnie, a Matisse, e no, a Matisse, ad Aramis e ad Artù.
E dopo, ovviamente, se è da mettere una volta al mese, però questo Strong Gold, ci vuole la ricetta medica, la ricetta per prenderlo, e quindi non lo si trova, mi ha detto, nei negozi di animali normali. O mi fa la ricetta e lo prendo in farmacia, oppure devo prenderlo da lui. Quindi sì, so che sembra che mi obblighi a comprare qualcosa, però se funziona, io spero che funzioni. Adesso non so, sicuramente non risolverò in 2 giorni questo problema. Tornerò a mettere il prossimo mese le goccette, continuerò a pulire bene tutto. E poi mi ha regalato, se non altro, visto che ho speso una pacca di soldi, questo qui che gli avevano dato come campione. Ecco, questo qui si chiama Flea e si spruzza sulla cuccia degli animali, sul tiragraffi, sul tappeto ed elimina le pulci, le puppe e gli acari. E ho preso su con l'aspirapolvere e poi ho spruzzato sui tiragraffi, sul tappeto. Anche questi, non so se spruzzarlo anche sul divano. Il divano l'ho tutto scoperchiato e preso su bene. Non dovrebbe essere tossico. E quindi sì, boh, l'ho spruzzato dappertutto. Ho cambiato ovviamente le lenzuola, sono lì che si stanno lavando e anche tutti i miei vestiti. E faccio con l'asciugatrice, così con le temperature alte dovrebbe morire qualsiasi pulcetta che si sia intrufolata, e anche la coperta che avevo sul divano, sul letto, e vabbè, anche questa in realtà. Ma qui non ci vanno i miei amici, vabbè, comunque dopo la lavo anche questa, sì. E lavo tutto. E questo qui, aspettate che ve lo faccio vedere più da vicino. Ecco. Ah, è contro tutte queste bestiole qui, questi tipi di insetti. Ecco, quindi speriamo che comunque adesso Matisse, dopo il trattamento di ieri, abbia già un po' più di sollievo dal prurito, l'irritazione che doveva avere tantissimo, perché per arrivare a leccarsi così tanto doveva avere un sacco di pulci. Spero che siano morte con queste super goccette. E io niente, li tengo controllati. E cerco di pulire il più possibile le superfici. Ecco, quindi sappiate questo: controllate il vostro gatto, continuate a mettere le goccette anche in inverno, mi ha detto il veterinario, ogni mese, perché ormai non c'è più il ciclo che si fermano le pulci d'inverno. Continuate a mettere le goccette anche se i vostri gatti sono di casa ed escono solo ogni tanto fuori. Oppure anche se solo una volta alla settimana incontrano i gatti di qualcun altro, per sicurezza bisogna sempre metterli, perché basta poco per prendere le pulci. Ecco, anche se cercate di tenerli sempre bene, bisogna sempre mettere le goccette. E dopo niente, ecco così. Ecco che cosa è successo quindi a Matisse in realtà, poverino, è colpa mia che non l'ho controllato. Se intervenivo prima, magari le fermavo prima e avrei avuto meno problemi. Vabbè, comunque adesso so cosa guardare e riconosco i sintomi, quindi la forforina, lui che si lecca. E poi dovete aprire il pelo e vedere se ci sono dei puntini neri, perché se anche non vedete la pulce, vedete comunque le cacchette delle pulci, e fa un po' senso adesso che ci penso, considerando che io lo grattavo così pensando di fargli piacere, ma forse avendo prurito forse un po' di piacere gli facevo, o lo irritavo di più, ma comunque. Niente, raccontatemi se anche voi avete avuto problemi di pulci, spero di no, nei vostri gatti, e restate allerta, mi raccomando. Un salutone a tutti, ciao ciao! Ah, e se cominciate, perché avendo i gatti sempre con voi,
vi accorgete subito se c'è qualcosa di diverso nel loro comportamento. Non state a perdere tempo a leggere mille siti su internet, perché su internet io avevo letto che i suoi sintomi potessero essere qualsiasi cosa. Andate dal veterinario e amen, pagate quei 25 euro della visita e almeno sapete che cosa ha veramente, è meglio intervenire subito che lasciare andare. Bene, una buona domenica a tutti. Ciao ciao! Stai un po' meglio adesso? Dici com'è stata la tua esperienza con le pulci? E tu magari mi avvisavi e io non capivo niente. Tutto quel miagolare che facevi? Ancora la forfora che deve smaltire, poverino. Il mio gattino. Dai, dai, che un po' per volta risolviamo il tuo problema.